Io credo che questo sia vero per le generazioni passate. Ho la mia generazione, forse l'ultima o quella successiva, immediatamente successiva, perché tutti ci siamo formati alla facoltà di architettura di Firenze, dove c'era un'identità di cultura del progetto molto precisa, molto forte, che apparteneva a quella che viene chiamata la scuola fiorentina o la scuola toscana, dove c'erano questi docenti Detti, Savioli, Koenig, Ricci, che davano un taglio preciso nel pensare il progetto e la cultura architettonica, dove c'è questo profondo riferimento alla storia del contesto, alla storia dell'architettura, al paesaggio, per cui non dico che era una formazione organica, ma molto molto vicina, per dire, Ricci era stato da Wright, ho visto queste cose, Koenig che si era occupato dell'architettura espressionista, non solo dell'architettura espressionista, ma del cinema espressionista, per cui la formazione, diciamo, almeno per certe generazioni è stata quella. Le generazioni successive non lo so, direi di no, perché poi questa, la scuola è finita perché queste persone sono morte, sono ritirate dall'insegnamento, certi sono morti più giovani, per cui questa tradizione di concepire il progetto con questo dialogo profondo con la storia e l'identità del paesaggio, la città, credo che si sia persa, anche perché poi i giovani, le nuove generazioni si sono formate in altre scuole, Roma, Milano, Venezia, dove l'impostazione è assolutamente diversa, ma direi che in alcune generazioni, per la generazione mia, direi che è abbastanza forte. Beh, è un argomento molto difficile, perché intanto il paesaggio è quello che è, almeno il paesaggio toscano, perché è un paesaggio modificato. Non si può pensare che il paesaggio è un'entità ferma, congelata, e che non si fanno interventi perché il paesaggio si modifica. Il paesaggio toscano è quello che è perché è dagli Etruschi che lo modificano. Se voi andate qui a Ansedonia, trovate questo taglio sulla punta di Ansedonia che facevano gli Etruschi per fare le bonifiche della piana retrostat, per cui il paesaggio va modificato, però va modificato con la cultura di quel paesaggio. Posso portare degli esempi di interventi di rispetto del paesaggio e di interpretazione della cultura del paesaggio positivi e negativi. C'è tutta questa storia delle cantine, delle vigne, le polemiche, non si fanno le vigne, si fanno per le vigne, si fanno, perché non devono essere fatte. Logico, il paesaggio che viene fuori è diverso dal paesaggio della cultura del grano, perché ma è sempre stato così. Allora, se si pensa che le macchie che sono state distrutte in Maremma nel 700 per fare i pascoli, era naturale, perché dalla cultura boschiva siamo passati alla cultura dell'allevamento del bestiame, e poi è stato quello del grano, e poi ora c'è l'olio e c'è i vigneti, è giusto fare queste modifiche. Le cantine degli architetti. Qui in Maremma c'è alcuni esempi bellissimi di intervento, di dialogo con il paesaggio, tipo quella di Rocco di Frassinello di Renzo Piano, che ha proposto questa specie di fortilizio di città, di piccolo villaggio murato, che appartiene proprio alla cultura del nostro paesaggio di Maremma. No? Monte Massi è lì dietro, e anche lui ha fatto questa specie di fortilizio con tanto di torre, ha ripreso i colori rossi, che era il colore
dei vecchi poteri di Maremma, anzi mi sono sorpreso che non avesse fatto così, perché per pochi ormai ricordano i poteri di Maremma che erano rossi, perché Maremma l'ha fatti bianchi, ma i poteri dei latifondi maremmani erano rossi. Il giudizio mio su un'altra cantina abbastanza famosa che è quella di Petra è totalmente negativo, cioè è un discorso di colonizzazione paesaggistica. Botta, che ha fatto il progetto che ha fatto per il Museo di San Francisco, l'ha trasferito sulle colline di Maremma, distruggendo un pezzo di collina della Maremma. Beh, è fondamentale, cioè se non si insegue la bellezza, cosa si insegue? La ricchezza? La bellezza è lo strumento per operare. Io dico sempre che la mia formazione di professionista è stata a Firenze, devo a Firenze proprio una certa formazione di linguaggio, cioè io ho imparato a fare l'architetto più camminando da giovane studente d'architettura per le strade di Firenze che non al corso di storia dell'arte. Il corso di storia dell'arte, come fare di storia d'architettura, lo conosceva il professor Salvini, dei corsi di una noia assoluta, non se ne poteva più, io uscivo disperato. Aveva fatto un corso monografico sul Duomo di Modena. Noi che eravamo toscani, dove ci sono in Toscana i più belli edifici romani, ci bastava che ci portasse a vedere il Battistero di Firenze, il Battistero di Firenze c'è il segreto dell'architettura. Ecco, questo è un esempio. Il Battistero di Firenze, che è un edificio romanico, ma è un edificio romanico che recupera i linguaggi dell'architettura romana. E Brunelleschi, quando ha fatto lo Spoglio degli Innocenti, ha guardato quello. Lì sta la continuità e il guardare l'architettura, il guardare la storia. Ma se non si segue la bellezza, no. Logico, i canoni cambiano, la bellezza non ha sempre sorti i canoni. L'altro giorno ero a Parigi e mi ero divertito perché, dato che non lo vedevo, sono andato a vedere dentro al Louvre i quadri che Maria de' Medici aveva ordinato a Rubens per raccontare tutta la sua vicenda, la storia con i figli e queste cose. Ma c'erano delle donne mostruose, nessun uomo oggi avrebbe mai un'attrazione sessuale per quelle signore, era il canone estetico di quel momento. Oggi il canone estetico femminile è un altro, ma non significa se il canone estetico cambia l'idea di bellezza, perché tutta la bellezza fa parte della natura dell'uomo. Allora, c'è un metodo, io credo che noi professionisti, ognuno di noi ha proprio metodo, posso parlare del mio, non so quello degli altri. Il mio nasce dal dialogo, dal dialogo con il mio cliente, il primo momento del progetto, e il secondo momento il dialogo con il luogo e la cultura dove devo mettere il mio progetto. Questo, se non c'è dialogo, non c'è progetto. Cioè, quella è la parte. Io porto sempre per esempio di un cliente che poi non è andato avanti il rapporto. Mi chiama e mi dice: architetto, ho visto un suo progetto, io voglio avere un suo progetto. Io dico: scusi, calmo. No, intanto il progetto si fa in due. Lei lo vuole, ma io ho da capire se voglio farlo io. Per cui vediamoci, incontriamoci, parliamo e poi vediamo. Il progetto questo signore non l'ha mai avuto, non ce l'ho mai fatto, ma era dal tono subito ho capito che quel progetto non sarebbe mai nato. E infatti io sono così convinto di una cosa, ne parlo sempre, che il progetto è sempre fatto in due o anzi in tre: l'ambiente nella quale va fatto il progetto, il cliente e il progettista. In realtà io non sono altro come progettista che
la matita, la mano che recepisce le necessità del contesto e le necessità del cliente. Infatti è molto difficile essere progettisti di se stessi. Io devo fare un progetto per me stesso, ho una grande difficoltà a farlo, perché mi manca il cliente. Beh, fare l'architettura in Italia è sempre stato difficile, non è che è mai stato facile. Io ho cominciato a fare l'architetto molto presto, non ero neanche laureato e già avevo un mio specie di studio. Poi ho avuto un'esperienza, poi me ne sono andato perché appartengo a una generazione nella quale si vedeva che l'America era il futuro, era l'apertura a tante cose. Mi sono formato sul 68, per cui la cultura americana aveva un peso molto forte, era simbolo di libertà, di tutte queste cose. Poi per delle vicende private, anche dolorose, della mia vita, sono ritornato in Italia. Sono rimasto ammalato di questo americanismo, infatti quando io sono tornato in Italia due volte all'anno andavo in America e poi ho smesso perché ho detto basta di questa cosa, devo tagliare questo cordone umbilicale al contrario. E tutte le volte che vado in America, ci vado sempre anche abbastanza spesso, e dico ma forse se fossi rimasto qui la mia vita sarebbe stata diversa, però alla fine considero che ho fatto bene a tornare, perché se le persone che hanno un minimo di senso della qualità di fare la professione, di fare le cose, lasciamo il nostro paese diventa peggio, per cui trovo che i giovani professionisti e i giovani progettisti di qualità devono rimanere qui, perché se si insegue la qualità c'è futuro, se non si insegue la qualità non c'è futuro.